Ciao a tutti e benvenuti in questo lunedì un po' particolare. Ieri abbiamo avuto due conferme. La prima è che con il nostro 11 più collaudato non temiamo assolutamente nessuno, anzi siamo in grado di affrontare al meglio qualsiasi partita. Siamo in grado di dominare come abbiamo fatto ieri con la Roma. L'altra conferma è che in questo momento, con gli infortunati fuori, cioè con uno strato di cambi fuori, con un intero slot di cambi importanti ed esperienza fuori, sotto i primi 11 rischiamo di andare in difficoltà. Si è creato questo mito della difesa a 3, ma la mia sensazione è che a Salerno, quando abbiamo preso il gol, eravamo 4. Perché era sì entrato Gabbia, ma era uscito Calabria, quindi c'era stato lo spostamento di Kalulu a destra. Quindi non è il problema della difesa a 3. Il problema ieri sera è stato complessivo. Adesso lo affrontiamo. Lasciatemi ricordare OneFootball. L'app di OneFootball vi aspetta, nella descrizione di questo video c'è il link. Scaricate l'app di OneFootball. Ieri ci sono state divertentissime partite della Serie C italiana come Cesena, Rimini e Vicenza Padova. Per chi volesse acquistare singole partite di Serie B o Serie C lo può fare su OneFootball acquistando la singola partita senza bisogno di fare abbonamenti. Per il resto OneFootball è tutto gratuito, l'app di OneFootball vi propone tanto calcio, tanti highlights, tanti eventi in streaming. Scaricate l'app di OneFootball, nella descrizione di questo video l'app di OneFootball vi aspetta. Quindi il tema di ieri è stato complessivo perché qualcuno sgarbatamente, perché non lo accetto nemmeno come sfogo post partita, adesso voglio vedere cosa ti inventi per difendere l'allenatore, ma perché Pioli ha bisogno di essere difeso? Cioè, un allenatore che ha fatto quello che ha fatto Pioli in questi anni ha bisogno di essere difeso? O è arrivato il fenomeno che decide di sfogarsi contro di me sul piano personale? Allora un'invettiva personale, le invettive personali sapete che fine fanno in questo canale, in casa mia, fino a prova contraria. Fino a prova contraria. Quindi rispedisco al mittente. Altri invece mi hanno scritto molti di aver sentito la mia disamina di ieri da San Siro, di aver condiviso i miei rilievi. Certo, non mi metto a strepitare e dire parolacce dopo le partite, non mi metto a puntare il dito contro questo o quello dopo le partite, però le mie cose cerco sempre di dirle. Certamente pensando che siamo di fronte a una partita, non al bilancio di un'esperienza. Siamo di fronte a una serie concatenata di episodi, non alla verità rivelata sullo stato generale del Milan, no. Ieri, anche perché i cambi, i cambi, i cambi. Nelle interviste post partita ho capito che nella sua testa e nel suo stato d'animo Stefano Pioli la stava rivivendo, la natura, la portata e l'effetto dei cambi. Sappiamo tutti perfettamente che se fossimo rimasti in campo fino al 95esimo con la formazione iniziale avremmo vinto la partita. Però io penso che la fiducia che ha dato Stefano Pioli ieri ad alcuni dei nostri ragazzi, che sul singolo episodio ci è costata cara perché parliamo molto di area di rigore, di calcio d'angolo, di calcio piazzato, ma dovevamo avere la forza mentale di gestire quelle situazioni prima di arrivare al calcio d'angolo, al calcio piazzato, senza magari concederli. Però tutti questi cambi disastrosi di Pioli, ricordo che nell'azione del gol del 2-0 c'è Vranx che avvia l'azione e c'è Pobega che fa gol. Quindi del tutto così uno sfacelo i cambi non devono essere stati. Poi certamente, certamente, io poi facendo la telecronaca, vivo proprio sull'epidermide, nella carne, quello che succede nella squadra. È come se fossi nel salotto, nella cucina, nelle stanze di casa mia e mi accorgessi che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa di nuovo. Quindi io durante la telecronaca non sapevo nemmeno tecnicamente, anche perché sapete quanto lucido posso essere durante le telecronache nei minuti finali di una nostra partita, però non sapevo né esattamente che cosa mancasse, ma mi sono accorto che mancava qualcosa. Avevo la sensazione dentro di me, aiuto, aiuto. Poi,
il gol che prendiamo sul calcio d'angolo, purtroppo Tomori anticipa, sfiora e la palla è tutta di Ibañez. Qualcuno mi ha detto colpa di Tatarusano. Per carità, ragazzi, può essere colpa di Tatarusano anche che ha piovuto tutta la partita, ma io ieri Tatarusano l'ho visto sicuro per tutta la gara. La Roma, prima del calcio d'angolo del gol di Ibañez, ne aveva tirati altri 3 di angoli, zero pericoli. Ne aveva tirati altri di calci piazzati, zero pericoli. Quindi avevamo lavorato bene. Non abbiamo lavorato bene sugli ultimi due, perché non eravamo quelli che avevano portato avanti la partita, che l'avevano costruita, che l'avevano indirizzata. Ecco, sul secondo gol, francamente. Quindi io credo che il gol, nel momento in cui prende a fronte piena un giocatore dalle caratteristiche di Ibañez, la palla di testa, quello è gol. Poi si può chiedere il miracolo, sì, miracolo si può chiedere, ma non che sia colpa. Miracolo sì, colpa no. Ecco, sul secondo gol, francamente, lì siamo andati un po' insieme, perché sul secondo gol succedono tre cose. Succede che Matic fa la stessa cosa di Ibañez, questa volta Tata para, Belotti riesce, andando in scivolata, cadendo, a ostacolare i nostri e Abraham la prende. Cioè, su quella punizione succedono tre cose sulle quali noi non ci siamo. Succedono tre cose sulle quali la Roma fa un po' quello che vuole. Ecco, questo va meno bene. E poi il tema è che noi a Salerno, preso il gol del 2-1, non abbiamo più consentito alla Salernitana di essere pericolosa. Ieri invece, la mancanza di qualche punto di riferimento ci ha schiacciati indietro. Noi eravamo un po' in balia degli ultimi minuti della partita. La sensazione che avevo in testa era: qui bisogna pregare. Purtroppo ci sono delle partite in cui le preghiere vanno a buon fine. Vedi Genova, vedi Verona, vedi Empoli, vedi in casa con Spezia e Fiorentina, e partite in cui le preghiere non fanno gli straordinari, come quella di ieri con la Roma. Quindi abbiamo i punti che dobbiamo avere, ne abbiamo 37, ci sono 6 punti in palio prima della fine del girone di andata. Questa sera all'Inferno del lunedì faremo il punto a Milan TV, vedremo quante altre volte in questi anni abbiamo preso due gol a stretto giro. È successo anche prima del Mondiale a Torino contro il Toro abbiamo addirittura preso due gol in 2 minuti. Quindi il problema è la caratteristica della squadra di quest'anno nel suo complesso nel prendere gol, la tendenza a prendere gol, questa certa abitudine che abbiamo a prendere gol. Qualcuno mi dice manca che sì, non lo so, Tonali fa un gran lavoro ed è quasi sempre fra i migliori in campo, e poi l'anno scorso avevamo sì che sì, ma non avevamo cotanto Bennacer, perché Bennacer così quest'anno, il Bennacer grandissimo di quest'anno, l'anno scorso non l'abbiamo mai avuto, quindi non penso sia quello. Penso sia un tema complessivo, un tema generale nel quale onestamente non sono in grado di entrare con cognizione di causa perché non ho sentenze pronte all'uso, non ho sentenze facili che mi facciano dormire bene, mi facciano sfogare, e quindi dico però che questa abitudine a prendere gol ce la dobbiamo togliere, perché punizione o non punizione noi prendiamo gol, angolo o non angolo noi tendiamo a prendere gol, e questa è la vera cosa che dobbiamo mettere a posto.